buonasera a tutti, grazie per essere qui dopo un po' di tempo in questa nostra sala seminario dell'Istituto Bruno Leoni. È un piacere ovviamente, per quanto con tutte le precauzioni del caso e il numero ancora più limitato del solito, essere qui assieme. Siamo qui assieme per parlare di un libro bellissimo che in qualche modo ha aperto anche una piccola stagione editoriale, credo molto interessante, perlomeno per noi, perlomeno per un istituto che per l'appunto si è intitolato a Bruno Leoni. Questo libro è Il pensiero antico, lezioni di filosofia del diritto di Bruno Leoni, un libro che era già uscito nelle opere complete che il nostro istituto sta pubblicando in forma di ebook, proprio per non sovrapporsi e non causare danni anche piccoli a editori che con molto coraggio e molta fatica nel corso degli ultimi 30 anni oramai hanno cominciato a pubblicare Bruno Leoni nel suo paese, cosa che non era successa in precedenza, se si fa l'eccezione del libro di Giuffredo del 1980, giusto? Questo libro è stato curato da Antonio Masola, ha due interventi introduttivi, uno è quello per l'appunto di Antonio e l'altro invece è una coltissima serie di note giusgrecistiche a margine lezione di Carlo Pelloso. È un libro che fa scoprire un Bruno Leoni un po' diverso, insomma, da quello che avete magari in mente. Qualcuno di voi avrà letto, speriamo, La libertà e la legge, La libertà e il diritto, quindi il testo fondamentale di Leoni, questo suo libro pubblicato da Leoni che conosceva da copertina a copertina, insomma, anche se anche quello era in realtà l'esito di una serie di lezioni, di una serie di seminari che poi un'altra persona, cioè Arthur Kemp, il suo amico Arthur Kemp, aveva aiutato a cucire assieme mettendo un po' a posto l'inglese. Leoni quel libro, come sapete, non lo traduce un po' studiosamente in lingua italiana, se non volete che capiscano i miei concittadini di queste cose. Quel libro non viene tradotto se non negli anni 90 per iniziativa di Raimondo Cubeddu e di Liberi Libri, e quindi per molto tempo resta questa idea che ci rimane quando viene pubblicato La libertà e la legge, che Bruno Leoni fosse questo strano personaggio, aveva scritto un libro in inglese, non l'aveva tradotto nella sua lingua quando poteva, perché Leoni muore poco dopo, insomma, 6 anni per tradurlo o per mettere in moto la traduzione li avrebbe avuti. Sappiamo, insomma, dall'aneddotica pavese che Leoni, come dire, non si faceva grosse remore nel dare indicazioni molto imperative ai suoi studenti, quindi non avrebbe avuto, diciamo così, quella remora lì, invece non lo fa, e un po' resta questo mito propagato dai suoi allievi, dai suoi amici, dell'autore di un libro per giunta non ritradotto, non reso disponibile al pubblico italiano. Da qualche anno a questa parte, però, da quando persone come Antonio, come Carlo Lottieri si sono messi a lavorare molto intensamente su Leoni, ci siamo invece accorti che questo autore non era proprio l'autore di un libro. C'è La libertà e il diritto, ci sono state alcune cose che sono state pubblicate prima in lingua italiana, i saggi che aveva riunito Mario Stoppino, appunto in questo famoso libro di Giuffrè nel 1980. Ci sono degli articoli di giornale che abbiamo pubblicato anche noi presso Robertino, che erano prima usciti in un'edizione più breve, più limitata, per la cura di Salvatore Carrubba e con prefazione di Valerio Zanoni per il Sole 24 Ore, ma alla fine, oggi, se contiamo, Filippo, le opere complete di Leoni in ebook arrivano a 11 volumi, tra virgolette, ancorché virtuali, questi volumi. Quindi c'è un serbatoio di scritti leoniani in realtà molto più grande, molto più rilevante di quanto non si pensi, di cui fa parte anche questo libro. Un libro che per l'appunto stupisce il lettore, perché conoscevamo, grazie a un lavoro precedente di Antonio, i Leoni storico del pensiero politico, sotto alcuni aspetti, addirittura storico del pensiero politico contemporaneo, in realtà, tarda età moderna, età contemporanea. Qui invece andiamo addirittura
nel mondo antico. Ovviamente i maligni potrebbero dire che questo è dovuto al fatto che una volta al liceo classico si studiava di più di quanto non si faccia adesso, ma non è sicuramente un libro costruito solo sui ricordi di liceo. Il cuore del libro, io non voglio buttare via spazio a chi ben meglio di me, perché lo conosce assai bene e lo discuterà, quello del libro è un po' riassunto, presentato nella prefazione, cioè in questa idea di trovare un parallelo tra il problema del fondamento della legittimità dell'obbligazione politica nel mondo contemporaneo e invece nel mondo antico, idea di per sé, come dire, ardita e non poi così pacifica o banale. E il libro è costruito a partire da qui e dà l'impressione, ancora una volta, il fatto che questo strano personaggio che era Leoni, sotto tanti aspetti un uomo d'azione e forse proprio per quello addirittura indifferente ogni tanto rispetto alle cose che faceva, non ci si fermava troppo, realizzava un prodotto editoriale o un corso, poi lo lasciava lì, si poteva fare altre cose con, diciamo così, una scarsa attenzione alla valorizzazione di se stesso anomala presso gli studiosi, però anche questo libro ci conferma una volta di più veramente quanto poliforme e sempre curioso fosse il genio di Bruno Leoni. Ho detto prima, ciao Francesco, che questo è un libro che apre per noi una piccola stagione editoriale di cose interessanti che riguardo Antonio, in qualche maniera lo riguardano da vicino. Perché? Perché nelle scorse settimane, in occasione del pensionamento, che può essere, perlomeno come uso accademico, un'occasione lieta, pur nella tristezza di sapere che una certa voce non sarà più sentita dagli studenti come in precedenza, in occasione del pensionamento del professor Raimondo Cubeddu, abbiamo pubblicato due libri che trovate lì. Uno sono gli scritti di Cubeddu su Bruno Leoni. Cubeddu ha avuto un ruolo fondamentale, insomma, non si esagera dicendo che se non si fosse incaponito a un certo punto sull'idea di ripubblicare questo autore italiano, probabilmente Leoni non sarebbe diventato quello che a suo modo, nel suo piccolo, è, cioè il punto di riferimento di tutto un mondo di cultura politica e intellettuale, pubblicato a Liberi Libri, è diventato un po' un testo simbolo, un classico, perlomeno di quell'etichetta editoriale. Quindi quel testo riunisce i contributi che Cubeddu ha dato nel corso degli anni su Leoni, invece l'altro è un Festschrift, un libro per l'appunto in onore di questo studioso per noi così importante e amico così caro che è Cubeddu, curato da due suoi allievi che sono Antonio Masa e Flavia Mancini, e si intitola La passione della libertà e riunisce una serie di contributi di amici, colleghi, tutti scritti però pensando a, come dire, seminare su un campo in precedenza arato da Raimondo Cubeddu, cioè, a differenza di tanti Festschrift. Questo non è, e ne va dato merito ai curatori, una collezione di saggi che uno aveva lì e non sapeva bene dove mettere, quindi lo manda al Festschrift per un amico, ma invece è un libro che ha una sua unitarietà e ha una sua visione unica e complessa, che aiuta in realtà molto spesso, anche perché inevitabilmente parlando di Cubeddu è Magna Pars, che aiuta anche a mettere a fuoco alcuni aspetti delle passioni e del pensiero leoniano. Il libro ovviamente è in vendita e Filippo non c'è, se no gli chiederei se c'è uno sconto o meno, ma questo ve lo può dire lui fra poco. È veramente, c'è uno sconto sul È un libro? prezzo non È un arrotondabile, prezzo non che così arrotondabile, venga quindi, così a 20 bello tondo. quindi è in vendita 20 euro, bello tondo, Magari se si comprano due libri perché non abbiamo resto da dare, ma se comprate un secondo libro invece magari si arrotonda il prezzo di quello per simpatia. Io e Carlo siamo anche pronti ad autografarlo, eh? Io e Antonio, Antonio, voi sì, siete pronti ad sicuramente. autografarlo, quindi ci sarebbe l'autografo dei due curatori e introduttori.
però dal punto di vista economico lì dovete mettere d'accordo con loro. Stesso prezzo. Ogni volta che Carlo lo tira, me la dà solamente il 3 di unione tra me e Antonio. Tra voi due. E non può ovviamente firmarlo perché non è qui, anche se Carlo come animatore dell'Istituto Brunelloni e soprattutto della ripubblicazione delle opere leoniane nei Collected Works è veramente stato molto importante anche per questa, oltre che per altre iniziative editoriali. È un libro molto bello, molto denso, appunto. Sorprendente, se lo rileggete non servirà solo a farvi tornare in mente qualche ricordo di scuola, ma anche a farvi capire cose che non avete mai intravisto ripensando appunto al mondo classico, alla filosofia greca in particolare. Cederei adesso giusto la parola prima ad Antonio Masala e poi a Carlo Pelloso, ringraziandoli molto di essere qui. Grazie molto Alberto, è un grandissimo piacere essere qui all'Istituto Bruno Leoni a presentare questo libro. Io cercherò un po' di dirvi come va inquadrato questo libro all'interno del pensiero di Leoni e dirvi qualcosa sulla struttura del libro, che è una struttura molto complessa, quindi inevitabilmente farò una semplificazione che sarà naturalmente eccessiva per tanti aspetti, però credo possa essere utile in qualche modo dare un'idea di quali sono i temi centrali che vengono svolti da Leoni appunto in questa sua riflessione. Intanto queste lezioni sono le lezioni del corso del 1948-49. Chi era Bruno Leoni nel 1948? Bruno Leoni era nato nel 1913, quindi era oggi si direbbe un ragazzo, allora a 35 anni si era già un uomo. Era professore ordinario all'Università di Pavia, aveva vinto il concorso giovanissimo nel 1942 e aveva preso servizio naturalmente dopo la guerra. Quindi possiamo ipotizzare che questo sia stato il primo corso, comunque uno dei primissimi corsi di filosofia del diritto che lui tenne all'Università di Pavia. Lui era incardinato a scienze politiche, dove insegnava dottrina dello Stato, che sarebbe l'attuale scienza politica, però volle sempre tenere il corso di filosofia del diritto per tutta la vita al Dipartimento di Giurisprudenza. Ecco, si era laureato nel 1935, quindi a 22 anni, con Gioele Solari, la grande scuola di Gioele Solari all'Università di Torino. Poi aveva vinto il concorso per insegnare, dicevi tu prima, allora il liceo si faceva seriamente, beh, perché c'erano insegnanti come Leoni, insegnò in quegli anni, vincendo il concorso a cattedra per insegnare storia e filosofia nei licei, che allora è un concorso serio, molto difficile da superare, era lo stesso Bobbio a ricordarlo come fosse stato bravo a vincerlo subito dopo la laurea, e aveva già scritto due libri che oggi per alcuni aspetti sono certamente datati e sono meno interessanti per ricostruire quella che è l'idea della politica e del diritto che aveva Leoni, che però non mancano di tratti di originalità e di interesse, e sono il problema della scienza giuridica e il problema dell'irrazionale del diritto. Ecco, con questi due libri lui si impose all'attenzione degli studiosi della filosofia del diritto in Italia, quindi non soltanto alla scuola di Solari, Gioele Solari lo conosceva e lo stimava, ma anche tanti altri importanti studiosi, in particolare Cesarini Sforza, che era stato un grandissimo studioso della filosofia del diritto del Novecento in Italia, sicuramente uno dei più importanti, che Leoni dice, gli scrive, per tanti aspetti è il mio vero maestro, nel senso che lui veramente, poi come mostra anche Carlo Lottieri in alcuni suoi scritti, riprende le teorie di Cesarini Sforza e le sviluppa in maniera originale. E mentre scrivevo questa introduzione, sono andato a guardarmi la corrispondenza tra Leoni e Cesarini Sforza e ho scoperto anche un'altra cosa che non c'entra tanto con questo libro, ma mi fa piacere ricordarla. In realtà il volume per una teoria dell'irrazionale del diritto, che è un libro, sì, per alcuni aspetti datato, ma estremamente interessante, dove Leoni riflette sul problema se la giurisprudenza sia una scienza oppure se ci sia, come dire, una sfera inevitabilmente irrazionale o prerazionale del diritto. Noi abbiamo il volume che è stato stampato e che si trova in alcune biblioteche italiane che si conclude con fine volume 1. Pensavamo che non avesse mai scritto il secondo volume, anche perché poi era stato richiamato in guerra all'inizio sotto il Regio Esercito, poi passò a combattere la Resistenza, fu un grande eroe della Resistenza, Bruno Leoni, da poco Tommaso Piffer ha ricostruito meticolosamente tutti i suoi passaggi nei periodi della Resistenza.
E invece no, leggendo la corrispondenza di Cesare Luis Sforza si scopre che lui aveva pubblicato il secondo volume di una teoria del razionale del diritto, quindi il secondo volume esisteva, e andò completamente perduto, distrutto nei bombardamenti che ci furono a Torino e distrussero la tipografia Artigianelli, mi sembra che si chiamasse, perché poi in una lettera di Gioele Solari a Bobbio dice: hai saputo dei bombardamenti, è stato distrutto, sono state distrutte tutte le copie del mio libro, del mio ultimo libro del corso e anche del libro di Leone. Quindi c'era, era stato pubblicato, e poi Leone però non solo non si preoccupa di ripubblicare quel secondo volume della sua teoria dell'irrazionale del diritto, ma neanche mai ne facendo. Facendo, lo dice a Cesare Luis Sforza, che all'inizio si dice interessato a ripubblicarla, dice sto cercando i fondi, speriamo di riuscirci, invece sarebbe bellissimo vederlo ripubblicato dopo che è andato perduto, eccetera eccetera, ma poi questa cosa non si fa. Nelle note un po' ricostruisco questa vicenda, che è interessante ed è anche emblematica di come Leoni non fosse uno che amava celebrarsi o ricordare quello che aveva fatto, ma guardare sempre alle nuove cose, a qualcosa di diverso. Ecco, in questa teoria, in questo libro, scusate, la teoria dell'irrazionale del diritto, non c'è uno studio sul mondo greco, però ci sono degli studi interessanti, importanti, sugli autori prevalentemente di lingua tedesca del Settecento e dell'Ottocento, che avevano studiato in particolare il mondo romano. Mi riferisco a Leibniz, mi riferisco a Savigny, alla scuola del Savigny. E probabilmente l'interesse di Leoni poi verso la concezione del diritto nel mondo antico fu anche un po' pilotata da quello che aveva scritto e letto per quei libri, appunto, sul diritto tedesco, degli studiosi di diritto tedesco dell'Ottocento. Non è stato facile curare questo libro, meglio, non è stato facile, ci sono cose molto più difficili, però è stato un po' complesso, perché Leoni, da persona straordinariamente colta qual era, e supponendo, spero ha ragione, di avere davanti a sé degli studenti colti, citava direttamente in greco e in latino, senza curarsi di fare le traduzioni. Quindi abbiamo dovuto provvedere alle traduzioni, siamo dovuti andare a cercare tutti i passaggi in cui queste citazioni venivano riprese. Talvolta Leoni le tagliava un po', ma non credo abbia mai fatto qualcosa di filologicamente scorretto. Qui mi preme molto ringraziare anche Elisa Coda, che è una studiosa molto brava della filosofia antica e medievale, che mi ha aiutato in questo lavoro di traduzione e anche di ricostruzione di dove Leoni avesse fatto le citazioni. Ecco, è il corso che lui tenne nel 48-49 di filosofia del diritto. È l'ultimo testo delle lezioni di Leoni a venire pubblicato in cartaceo, gli altri, come ha ricordato Alberto, erano già stati pubblicati. Come mai arriva per ultimo? Non perché non ci fossimo resi conto, noi un po' studiosi e fan di Leoni, che fosse un libro importante, ce ne eravamo perfettamente resi conto, ma non essendo nessuno di noi un esperto del pensiero antico, di quello greco in particolare, avevamo un po' di esitazioni, nel senso che non sapevamo quanto le cose che Leoni diceva fossero corrette, superate, utili. E in questo è stata, credo, fondamentale l'apporto di Carlo Pelloso con il suo bellissimo saggio introduttivo, che definisce quello di Leoni un affresco grandioso sulla filosofia greca e poi anche sulla filosofia romana. E credo che sia davvero un affresco grandioso per il contenuto, per la vastità delle conoscenze di Leoni, tutti gli autori che cita, anche lì siamo dovuti andare a ricostruire, perché non sempre diceva da quale libro citava questi autori, insomma è stato un lavoro un po' certosino, per il contenuto, per la vastità delle conoscenze, ma io direi anche per la sua capacità straordinaria di attualizzare il pensiero antico rispetto a degli obiettivi che lui aveva in mente, che adesso cercherò di dirvi velocemente. Una cosa altra interessante, gli altri suoi corsi erano tutti curati, quindi ripresi, scritti dagli appunti di lezione, dai suoi studenti. Questo no, questo probabilmente Leoni fece tutto da solo, senza la collaborazione dei suoi studenti, e probabilmente lo considerava un libro, il suo primo volume sulla filosofia del diritto, quindi partiva giustamente dal pensiero antico. Questo lo dimostra anche il fatto che lo riutilizzò negli anni successivi per altri suoi corsi e che lo diede a numerosi suoi colleghi, una co-
copia ne aveva Giovanni Sartori, che era amico di Leoni, un po' di copie di questo libro, più delle altre lezioni che in Internet Pavia si trovano in diverse autorità, in biblioteche italiane, scusate, una copia si trova anche alla biblioteca di New York del Senato, non so come ci sia arrivata, ma se trovo una copia anche lì. Una copia la ebbe anche Hayek, e Hayek, che come noto ha un grande debito di riconoscenza nei confronti di Leoni, questo debito talvolta lo riconosce, talvolta lo riconosce meno nelle citazioni, nella sua commemorazione a Pavia di Leoni, a cui lui tenne moltissimo andare, scrisse all'allora direttore di scienze politiche dicendo che lui sperava ci fosse una commemorazione e avrebbe fatto di tutto per andare a presenziare, cita il suo importante volume sulla filosofia greca. Ho riportato la citazione perché è emblematica, è breve, ve la leggo. È un vero peccato in particolare che egli non abbia trovato il tempo di preparare per la pubblicazione definitiva il suggestivo e originale primo volume delle sue lezioni di filosofia di diritto, che tratta del pensiero dell'antichità classica, che egli preparò nel 49 in edizione litografata per i suoi studenti. Specialmente il modo in cui egli tratta il problema della relazione tra nomos e physis nel pensiero greco antico mi pare meriti ampiamente di essere sviluppato. Ecco, Hayek poi sarà lui a sviluppare questa distinzione tra nomos, physis e thesis che Leoni aveva già proposto nel 49, quindi Leoni gli aveva dato questo libro, Hayek era un po' in grado di leggere l'italiano, non benissimo, ma un po' lo leggeva, probabilmente Leoni gliene aveva parlato a lungo, forse quando si erano incontrati a Clermont nel 58, dove poi originò il libro Freedom and the Law, Constitution of Liberty, i contenuti delle Constitution of Liberty di Hayek vennero presentati anche quelli in quella circostanza. Quindi Leoni diffuse questo suo lavoro, questo ci porta ancora di più a pensare che lo considerasse come un libro, ma anche qui non lo pubblica mai, rimane sempre, ci saranno altre riedizioni, ma sempre in forma di litografia. E questo per il motivo che dicevamo prima, che era una persona che non si voltava mai a guardare quello che aveva fatto, ma pensava sempre a nuovi progetti. Mario Stoppino definiva energia pura, incontenibile, non finiva mai un progetto senza averne già iniziato un altro. E questo credo sia anche uno dei motivi, come dire, dei riconoscimenti, tutto sommato non adeguati a quello che Leoni ha dato anche all'interno della tradizione liberale. Perché Leoni era un pensatore sistematico, nel senso che aveva un programma di ricerca estremamente chiaro nella sua mente e andava avanti con questo programma di ricerca, un pensatore di assoluta coerenza, però non si curava mai o quasi mai di dare una veste sistematica a quello a cui aveva pensato e su cui magari aveva anche scritto. Freedom and the Law è un libro che era stato salvato da Arthur Kent, fosse stato per Leoni noi non avremmo Freedom and the Law. Ecco, quindi non ci deve stupire tutto sommato che questo volume la filosofia del diritto sul pensiero antico fosse magari da lui stesso considerato un vero libro, ma non fosse poi mai stato effettivamente stampato. Adesso il tempo è tiranno e mi sono anche dilungato un po' troppo. Vi dico soltanto qual è l'impostazione di Leoni. Dedica il libro prevalentemente al pensiero greco, diciamo sono 100 pagine sul pensiero greco, una cinquantina di pagine sul pensiero romano, e poi c'è un appendice un po' più breve sul pensiero cristiano. Questa viene ripubblicata tra le lezioni nelle edizioni successive di queste litografie, non nella prima versione, però in quello stesso anno lui pubblica un articolo di contenuto sostanzialmente identico, quindi anche lo studio sul pensiero cristiano è riconducibile a questo periodo. Beh, Leoni guarda al mondo greco e si pone la domanda su che cosa fosse appunto il diritto nel mondo greco. E parte dagli origini, cioè all'inizio il diritto, originariamente, era qualcosa di legato alla consuetudine, di qualcosa di legato alla religione, erano i consigli che gli dei davano ai sacerdoti o alle persone stimate, quindi non aveva una forma scritta, ma era al contempo espressione dell'anima popolare, nel senso che era ciò che il popolo pensava dovesse essere considerato punto di diritto. Gradualmente questo insieme di precetti che erano prevalentemente orali diventa
legge scritta, diventa legge giuridica e emerge il termine nomos. Cosa cambia? Le cose iniziano a cambiare, ci dice Leone, gradualmente dal VI secolo a.C. e poi nel V in particolare, quando il nomos si irrigidisce e diventa, dice Leone, una legge imperativa, quindi diventa sempre di più una legge scritta e emerge quella che è la relazione tra la democrazia e il diritto, perché il diritto, da qualcosa che apparteneva all'anima popolare, è qualcosa che dipende dalla volontà del potere politico. È un processo graduale rispetto al quale si torna indietro, però è l'esito della volontà umana. A partire da Pericle, Protagora, da altri autori, diventa sempre di più l'esito della volontà umana. E lì emerge un altro termine, che è il termine dell'antitesi che Leone sta studiando, il termine physis. Il termine physis si riferisce a legge fisica, a necessità naturale, razionalità, che si contrappone al nomos, che invece è la volontà mutevole, inevitabilmente mutevole, della volontà politica, alla volontà politica. Gradualmente però questa antitesi, questa contrapposizione che si esprime in alcuni autori tende un po' a riassorbirsi per alcuni aspetti. E lui trova delle pagine, poi su questo tornerà anche in parte in Freedom and the Law, che per tanti aspetti è veramente uno sviluppo di questo testo. Socrate è un autore che per alcuni aspetti ha questa visione del nomos, per altre vede il nomos come espressione della physis. Ci sono le pagine di Socrate, poi Leone dice noi non sappiamo quanto siano effettivamente reali, quanto siano state alterate, naturalmente su questo non credo che a distanza di anni questo aspetto si sia chiarito, però dice esistono delle leggi non scritte, delle consuetudini che si osservano tra tutti i popoli, delle leggi che sono il riflesso della natura e che quindi trascendono la volontà e l'arbitrio dell'uomo, e queste leggi le possiamo chiamare nomos, ma è un nomos che si avvicina alla physis. Quindi si va verso una graduale ricomposizione di questa distinzione. Lui ritrova una ricomposizione, sorprendentemente, della distinzione tra nomos come volontà dell'autorità politica e physis come invece legge naturale che rispecchia anche la natura, la razionalità e l'anima popolare, anche in Platone, che è un autore che noi naturalmente riconduciamo alla teoria della città ideale, perfetta, della costruzione dei filosofi che comandano la città. Lui dice nell'ultima opera di Platone, nelle leggi, Platone dice sì, dovrebbero comandare i filosofi e potrebbero creare la città ideale, ma siccome questo non avviene mai, a comandare sono i tiranni, allora guardiamo le consuetudini, perché le consuetudini sono i tentativi che nel tempo persone ben intenzionate hanno fatto e quindi rispecchiano di più quella che può essere l'anima popolare. Quindi anche Platone, che di solito, se pensate a quello che scriveva Popper e tanti altri autori, visto come antitetico rispetto a una concezione come appunto la poteva avere Socrate all'idea del diritto, che è qualcosa che appunto viene fuori non soltanto dalla logica ma da ciò che è condiviso all'interno della società, Leone trova anche in Platone questa ricomposizione. Interessantissimo poi il pensiero di Aristotele, non posso riprenderlo, ma guarda alla teoria della giustizia commutativa, che ci dice Leone è il primo tentativo di ridurre il diritto obbligatorio all'economia. Perché che cosa bisogna fare nella giustizia commutativa? Bisogna guardare all'equivalenza dei beni scambiati, bisogna guardare al problema del danno e dell'indennizzo e come facciamo ad avere l'equivalenza dei beni e il rapporto tra danno e l'indennizzo? Beh, la moneta. Il meccanismo della moneta, intuisce Aristotele, senza svilupparlo completamente, il meccanismo della moneta, quindi il meccanismo del mercato, possiamo dire in maniera abbastanza primordiale, per come lo intendeva allora Aristotele, che appunto riconduce, avvicina lo studio del diritto e la comprensione, l'indicazione di ciò che è giusto nel diritto alle dinamiche dell'economia, del mercato. Ci sono poi altre parti interessantissime, alcune pagine su Epicuro, che adesso sta studiando il professor Cubelli, che è andato in pensione ma che continua a lavorare come un matto, che si occupa
dell'importanza della tradizione epicurea, del contratto come meccanismi di scambio che possono essere alla base anche della tradizione individualistica, e Leonide intuisce l'importanza, purtroppo non la sviluppa. Si occupa poi però anche degli stoici, dove c'è una nuova configurazione dell'antitesi nomos physis, in cui emerge quel termine che poi sarà molto importante anche per Hayek, che è thesis, perché gli stoici usano il termine nomos per indicare sia le leggi del mondo fisico sia le leggi umane, come per dire che la legge positiva deve rispecchiare quella che possiamo chiamare una legge naturale. Quindi eliminano il termine physis, che viene riassorbito dal termine nomos, e la contrapposizione è con la thesis. Ecco, quello che poi farà Hayek è studiare la relazione tra questi tre termini, che sono tre concetti naturalmente di grande importanza, e farà, a partire da questa distinzione che Leone aveva già fatto e che lui in qualche modo conosceva, certo la rielabora in maniera molto originale, però fa una distinzione tra i sistemi che sono basati su un ordine prodotto spontaneamente e i sistemi che sono basati sulla legislazione, dove legislazione naturalmente è l'imposizione dell'autorità politica di quale tipo di ordine dobbiamo avere. E da qui poi traccerà quello che è uno dei suoi più importanti risultati dal punto di vista scientifico, comunque uno degli aspetti interessanti del pensiero di Hayek, che è la distinzione tra cosmos e taxis, e quindi la distinzione tra forme di ordine, come dire, autogenerantesi, se vogliamo utilizzare questo termine, è un ordine che invece è imposto. Ecco, in Leoni già nel 48, quindi 25 anni prima della riflessione di Hayek, il primo libro, No Legislation and Liberty, esce nel 73, c'era una riflessione intorno a questi temi. Poi c'è l'altra parte interessantissima, che è quella che riguarda il diritto romano, e qui veramente, quando lo si legge, alle volte sembra di leggere già delle pagine della Libertà e la Legge, del capolavoro di Leoni, che li riprende. Quindi c'è l'idea nel diritto romano della naturalis equitas, quindi del fatto che ci sia un principio che viene prima, che sta a fondamento delle stesse elaborazioni giuridiche, e c'è l'idea che il diritto deve adeguarsi anche a quelle che sono le esigenze e poi i cambiamenti della società, quindi un diritto vivente, e l'idea che il diritto deve essere scoperto e non creato da una volontà politica. Usa questa frase bellissima, Leoni dice a un giuriconsulto romano, uno studioso del diritto romano, sarebbe venuto in mente di cambiare le istituzioni che lui studia del diritto, quanto un fisico verrebbe in mente di cambiare le leggi fisiche, di cercare una giustificazione, come dire, di un istituto giuridico quando si cercherebbe la giustificazione di un fenomeno fisico. È così, tu lo devi studiare, capire, lo devi scoprire in questo senso. E quindi poi arriva a dire, vi invito a leggere le pagine, quali sono, 224 e 226, in tre pagine Leoni riassume in maniera breve, sintetica, straordinaria, quella che è la differenza tra il concetto del diritto nella Grecia antica e il concetto del diritto nel mondo romano e la loro attualità, come queste due visioni del diritto, quindi l'idea del diritto come tesis, quindi prodotto da parte dell'autorità politica, e invece il diritto romano che deve essere soltanto scoperto, che è al di fuori della portata dello stesso potere politico, in grande parte lo è, quindi qualcosa che appunto deve essere scoperto, dice, queste due mentalità, questi due modi, non mentalità scusate, questi due modi di concepire il diritto sopravvivono ai nostri giorni, perché nel diritto, nella tradizione di common law inglese, esiste ancora quella che è la tradizione romana, nell'Europa continentale si è affermata di più gradualmente anche qui l'idea che il diritto è qualcosa che l'uomo crea, produce, è un prefabbricato dell'uomo, quindi l'uomo può creare il suo ordine come vuole, può creare un ordine buono come lo ritiene buono la maggioranza politica che va a creare il diritto. Ecco, entrambi i modi di pensare esistono nella nostra società. Anche la parte sul pensiero cristiano è interessantissima, non c'è modo di dirla. Leoni dice sostanzialmente nei Vangeli noi non troviamo una logica giuridica, perché la salvezza è sempre
affidata alla discrezionalità di Dio, e quindi si perde tutta una serie di meccanismi che esistevano nelle religioni precedenti, che avevano la loro logica giuridica. Quindi noi non possiamo tirare fuori un ordine che sia giuridico, politico ed economico dalle scritture dei Vangeli, anche questa è una parte interessantissima. Queste idee che qui ci sono, quindi nel 48-49 Leoni sviluppa in maniera così ampia, guardando al pensiero antico greco e romano, poi vengono riprese e attualizzate nella sua riflessione successiva, in Freedom and the Law, dove lui si pone il problema dei rischi della legislazione, di quale sia lo strumento per tentare di tornare indietro a una visione che vede l'ordine politico e sociale come creato solo da una mente ordinatrice, e quindi in questo senso fa riferimento al diritto romano, alla concezione del diritto a partire proprio dagli antichi. Però il riverbero di tutto questo si trova anche in quella che è la sua opera teorica più complessa e più affascinante, che è la teoria del diritto come pretesa. Questi grandi scritti in cui lui, come se fosse un trattato, come li scrivevano Locke o Hobbes nel passato, proprio sull'ordine politico, si pone il problema di che cos'è il diritto. E se vogliamo capire che cos'è il diritto, dobbiamo partire da ciò che gli individui pensano essere il diritto, da quelle che sono le loro pretese nei confronti degli altri, dove la pretesa è, si pretende qualcosa che si ritiene legittimo, secondo ciò che si ritiene giusto all'interno della società. Guardando a questi meccanismi delle pretese individuali, possiamo andare a ricostruire una nuova concezione del diritto, ed è una, forse alcuni di voi già la conoscono, una parte di grandissima originalità e una grandissima sfida che Leoni propone con il suo pensiero. In parte è rimasta incompiuta, perché aveva probabilmente idea almeno su questo di scrivergli un libro, ma non riuscì a farlo, perché morì, come sapete, giovane improvvisamente, ma che in buona parte era già pensata, era già costruita. E questo poi le ultime sue lezioni di filosofia del diritto, che sono state ripubblicate nel Diritto come pretesa da Liberi Libri, ci danno un po' quella che è la sua ultima versione appunto del diritto come pretesa. Io forse ho parlato un po' troppo e me ne scuso, cedo la parola. Grazie Antonio. Mi permetto di fare solo tre considerazioni flash tra i nostri due relatori. La prima, questo non pubblicare non era un'esclusiva di Leoni. Pensate a un autore come Michael Oakeshott, che sostanzialmente scrive un sacco di cose, non le pubblica nel suo caso perché è convinto che il libro sia uno strumento intrinsecamente razionalista. Gli scritti si distribuiscono, la tradizione viene affidata agli studenti, ma un libro che ha un inizio e una fine è pensato come strumento razionalista. La seconda cosa è, se leggiamo effettivamente questa citazione a pagina 225, c'è un po' in nuce tutto Freedom and the Law, la concezione inglese del diritto, scrive Leoni, ha molte affinità con quella romana, affinità che forse possono ricondursi, poi sarebbe stato meno, diciamo così, meno generoso qui forse, è tutta quella fondamentale che abbiamo illustrato. Il diritto è concepito assai più come oggetto di conoscenza empirica che non come prodotto della speculazione o oppressione della volontà di un dominatore politico, donde l'importanza della tradizione giuridica, il valore attribuito all'autorità dei giuristi e dei giudici come interpreti del diritto di vivente, l'assenza di codificazione nel senso europeo, la mancanza di costituzioni rigide come in Inghilterra, ovvero l'aspetto particolare di queste costituzioni in cui, come negli Stati Uniti d'America, il concetto della sovranità appare come disperso ed il supremo principio della Costituzione stessa rimane indefinito ed affidato al sentimento dei cittadini. Forse non è così casuale che questo, come ricordava Antonio poc'anzi, sia un libro del 1948-49, perché quello che avviene un po' dopo la Seconda Guerra Mondiale, il grande cantiere comune dei grandi pensatori liberali dell'epoca, è un tentativo di usare il diritto per mettere freno a ciò che la prima parte del secolo aveva dimostrato non avere freno. Ma mentre altri autori si concentrano sull'ingegneria
costituzionale, Leoni, essendo vissuto in un paese che era nel quale insomma, la dittatura prototipica poi del secolo, perché dal punto di vista insomma, degli anni, il prototipo di quello che sarebbe venuto dopo, lo si sviluppa qua da noi, diventa quello che è stata, senza toccare una virgola della Costituzione, di una Costituzione esemplarmente liberale, in buona sostanza. Avendo alle spalle quell'esperienza lì, Leoni fa riflessioni di tipo diverso, cioè si interroga proprio sulla natura del diritto, anziché fare quello che la maggioranza degli autori liberali dello stesso periodo fa, cioè mettersi lì a cercare di capire quali sono i bulloni da stringere e le viti eventualmente da avvitare per fermare attraverso il diritto l'arbitrio. Ovviamente quando noi leggiamo tutte queste cose di Leoni abbiamo un problema immenso, cioè la tentazione dell'anacronismo. Abbiamo un po', dubitare della nostra capacità di noi stessi come lettori, perché ovviamente leggiamo qui cose che ci vengono da altre esperienze e da altre letture. E proprio a evitare questa tentazione dell'anacronismo servono le bellissime note di Carlo Pelloso, al quale cedo la parola. Grazie. Grazie mille per l'introduzione, per il discorso che ancora una volta ci permette meglio di afferrare lo spirito di Bruno Leoni di Antonio. Io vorrei innanzitutto qualificare questo libro. È innanzitutto un libro bello, bello non solo da un punto di vista editoriale, la copertina è secondo me particolarmente accattivante, bello non solo dal punto di vista della pagina, ma bello anche dal punto di vista dei contenuti. Non però un libro semplice, perché non è assolutamente un libro che si basa su rieminiscenze di liceo, no? Assolutamente, è un libro molto più complesso, è un libro che parte dal mondo antico, ma non dobbiamo certo pensare agli antichi come dei pigmei sul piano del pensiero, anzi. E le stesse riflessioni che fa Bruno Leoni sull'antico non sono certo delle riflessioni da dilettante e non sono certo delle riflessioni superficiali. Sono delle riflessioni che pesano e sono delle riflessioni che occupano del tempo. Occupano del tempo perché per affrontare una pagina di Leoni sul pensiero antico bisogna riflettere, rimeditare e appunto non semplicemente servirsi di quella pagina ma anche di altri ausili esterni. Quindi la rieminescenza liceale è solamente un fuoco fatuo, bisogna andare molto più al di là dei nomi che certo si erano appresi durante gli anni del liceo, ma il nome reca con sé un pensiero e reca con sé un travaglio di pensiero che è tutto vibrante in ogni singola pagina di Bruno Leoni. Quindi non un libro semplice, un libro bello ma un libro difficile e un libro complesso. Un libro complesso non solamente perché prende in considerazione una finestra di tempo particolarmente ampio, ma perché ricostruisce e restituisce al lettore un'antichità che è complessa. Un'antichità che non è fatta solamente di uomini, ma è fatta anche di dei. Ed ecco un nome preponderante, quello di Temis, quello di Diche, quello di Ananche, quello di Moira. Ancora una volta, certo, nomi che si sono appresi sui banchi di scuola, ma di cui Bruno Leoni riesce a ricostruire tutta la complessità nella cornice temporale in cui quei concetti, in cui quelle figure divine, meglio ancora, quei concetti divinizzati, quelle ipostasi divinizzate prendono forma. E poi ovviamente anche una storia fatta di uomini. Riprendono ovviamente nelle pagine il corso dei singoli blocchi di pensieri, nomi come quello di Socrate, come quello di Protagora, come quello di Epicuro, che come diceva Antonio è solamente abbozzato, solamente accennato e sarebbe sicuramente stato molto più proficuo approfondire con tutto quello che ha portato la sua idea di contratto anche nel mondo di oggi. È un libro, secondo me, oltre a essere bello, oltre a essere difficile, un libro importante. Ed è un libro importante, e qui prendo l'assist che mi ha dato Antonio, perché secondo me non è un libro semplicemente attuale. È un libro che è attualissimo perché è inattualissimo. È un libro inattuale.
È un libro inattuale, direi, perché ci consegna, certo, il pensiero antico, ci permette sì di leggere il pensiero antico, ma è un pensiero antico che non è fatto di archetipi. Leoni non cerca nel mondo antico delle auctoritates per supportare una propria tesi. E soprattutto, cosa molto importante, secondo me, non cerca nel mondo antico delle arcai, cioè quello che sono i principi, cioè quelle realtà, Ursprung direbbe un tedesco, dal quale irradia una verità, oppure un istituto, oppure un concetto che è capace di travalicare la storia e che si impone come concetto metastorico. Non ci sono verità sempiterne, non ci sono concetti pret-à-porter. Che cosa cerca nel mondo antico, cosa cerca nel mondo greco, in quello romano, in quello cristiano? Non cerca dei principi, ma cerca degli inizi. E la cosa è molto più sottile e molto più interessante e dal punto di vista del pensiero, e dal punto di vista della storia, e dal punto di vista dei dogmi. Non cerca quindi un Ursprung, ma cerca, direbbe ancora un tedesco, l'Entstehung, il punto di partenza. Non cerca auctoritates, ma cerca punti di riferimento. Le cose ovviamente cambiano, soprattutto se collochiamo quest'opera nel contesto storico, la fine degli anni 40, e poi la ricolleghiamo alle altre sue opere, alle altre sue elaborazioni. Il mondo antico, quindi, quello greco e quello romano, non è fatto di modelli, non è fatto di archetipi, ma è fatto di punti di partenza, dal quale poi ovviamente attraverso continuità o discontinuità la storia del pensiero e la storia della politica e ovviamente le stesse istituzioni umane hanno preso il corso. Che cosa significa questo? Significa che le pagine di Leoni, sia per quanto riguarda il mondo romano e soprattutto per quanto riguarda il mondo greco, non sono attualizzanti. E non vogliono attualizzare, ma vogliono prendere dell'antico quello che, forse anche sotto il profilo dell'alterità, della diversità rispetto all'oggi, si può proiettare nel futuro, come sarà per la sua stessa produzione. Mi spiegherò poi meglio. Quindi non c'è una deformazione, non c'è una strumentalizzazione, il passato non viene preso come strumento per supportare la nostra una determinata tesi, oppure non viene visto come un bagagliaio, un serbatoio di idee pret-à-porter che possono essere giustificate e possono essere utilizzate per spiegare sempre e comunque il presente. È per questo che secondo me è molto inattuale, per questo attualissimo. Basta pensare alle operazioni più recenti sul piano archeologico e non invece genealogico, che mi sembra quello adoperato da Bruno Leoni per spiegare il presente. Agamben ha dato vita attraverso il paradigma, l'archetipo dell'homo sacer, a un potentissimo dispositivo di interpretazione dell'attuale. L'homo sacer, quindi questa figura antichissima del diritto romano, viene ad essere adoperata, viene ad essere strumentalizzata, viene ad essere impiegata per decifrare l'oggi. Ed ecco lo stato di eccezione, ed ecco la sovranità, ed ecco la figura attraverso l'homo sacer, paradigma archetipo capace di travalicare il tempo e lo spazio, idonea a spiegare l'ebreo errante, idoneo a spiegare Guantanamo, idoneo a spiegare il Patriot Act di Bush, idoneo a spiegare insomma tutte quelle ipotesi in cui c'è uno stato di eccezione e a spiegare la sovranità come stato di eccezione. Ma questo significa appunto prendere in considerazione un determinato istituto e renderlo archetipico. Questo Leoni non lo fa né quando parla di obbligazione, né quando parla di contratto, né quando parla di legge, né quando parla di norma, né quando parla di posizione o di imposizione. Non solo sul piano politico, non solo sul piano filosofico, ma basti pensare a quelle descrizioni recentissime che sono state fatte del passato in chiave politica. Il premio Pulitzer Charles Scott Hammer, vicinissimo all'ala repubblicana, ha più volte, quando ha preso in considerazione la politica prima antisocialista e poi anti-irachena degli Stati Uniti d'America, ha paragonato ovviamente gli Stati Uniti ad Atene, anzi ha parlato degli Stati Uniti d'America come la perfezione della democrazia
ateniese, sul piano del diritto internazionale e sul piano di quello che dovrebbe essere l'approccio internazionalistico di tipo bellico. In questo modo, andando direi su un duplice fronte a tradire il proprio modello, andava a tradire ovviamente i Founding Fathers, che non avevano costituito un Areopago, ma avevano costituito un Senato, e non si erano riuniti sulla Pnice, ma si erano riuniti a Capitol Hill. Ed era ovviamente anche una sorta di tradizione e di tradimento di quello che era il pensiero di Montesquieu. La separazione dei poteri, ancora una volta però con un travisamento di quella che era la Costituzione romana repubblicana, vedeva addirittura nella ripartizione delle potestates e delle autoritates nella Roma dal 509 al 27 o 29 avanti Cristo, quella separazione dei poteri che sarebbe stata alla base della certezza dello Stato illuminato, che doveva poi non solamente in Gran Bretagna ma anche in tutto il mondo veicolare il nuovo concetto di Stato. Ecco, in Bruno Leone non c'è nulla di tutto questo, non c'è una lettura politica e non c'è una lettura attualizzante, non c'è una lettura metastorica del passato, non c'è neppure l'abolizione, l'amnistia verso il passato, non vengono ad essere cioè non menzionate verità che possono essere scomode al suo pensiero o scomode alle sue ricostruzioni, è cosa che invece hanno fatto moltissimi altri autori. Basti pensare nel XIX secolo ad esponenti della scuola classica del diritto penale, sulla scorta di quell'approccio manicheo, quell'approccio iconoclastico da un punto di vista storico, secondo me disgustoso, di Cesare Beccaria, che fa di tutto quello che viene prima dell'età dei lumi un'epoca di barbarie. Il diritto romano classico, il diritto romano giustinianeo, il jus commune, sono tutte anticaglie assolutamente inutili che non possono che offuscare l'età dei lumi, che non possono che essere considerati dei dispositivi assolutamente inadeguati per decifrare l'attualità. Ecco, questo duplice atteggiamento non c'è, e questa secondo me è l'importanza. È un libro attuale perché inattuale, perché non cancella il passato, perché non trasforma e non strumentalizza il passato, ma usa il passato per quello che è. Non Ursprung, non Arche, bensì Principium, nel senso di un inizio, cioè un entstehung, un punto di riferimento dal quale puoi partire, dal quale elaborare, e non invece un punto da rielaborare o da incasellare, ingabbiare attraverso le nostre categorie o un insieme, un serbatoio di concetti pretta a portè per spiegare l'oggi o semplicemente per aumentare sulla base dell'argumentum auctoritatis una determinata tesi. Profondità storica, quindi. E non è una cosa da poco. Non è una cosa da poco, soprattutto perché Bruno Leone non è uno storico del diritto, non è un jus grecista, non è un jus romanista. Ma le sue pagine sono, direi, di una formidabile capacità, non solo di retrospezione, non solo una grandissima capacità di sintesi, non solo una grandissima capacità, direi una unica capacità di manovrare, maneggiare materiali e fonti in lingue differenti, assolutamente eterogenee l'una rispetto all'altra e soprattutto epoche e periodi completamente diversi. Non da dilettante, mai da dilettante. È un libro densissimo, è un libro interessantissimo, è un libro proprio per queste ragioni particolarmente attuale, perché lo ripeto, è inattuale. E mi viene in mente un'immagine che potrebbe rispecchiare in maniera perfetta la metodologia di Bruno Leone. Non è un libro paternalista, non c'è una metodologia, la metodologia la si può riscontrare dalla lettura. È un libro appunto giovanile, molto probabilmente era ben consapevole che i libri di metodologia o i grandi proclami, i grandi manifesti non si fanno in età giovane ma si fanno più avanti. Ecco, io quando ho pensato e quando ho scritto le mie pagine di introduzione alla visione giusgrecistica di Bruno Leone, ho dirottato la mia mente ad un'opera a me molto cara, perché mi sembrava, espressa in maniera perfetta, plasticamente espressa in ogni singola pagina di questo libro. È un'opera di un autore tedesco, Raphael Reinsberg. È una installazione che è stata esposta nel 1999 alla Berlinische Galerie.
Che cos'era questa installazione? È un'installazione molto particolare. Se si entrava in questa sala dove l'autore esponeva, si vedevano dei cocci, dei pezzi che sembravano a prima vista assolutamente antichi, quindi capitelli, metope, forse pezzi di sarcofagi, pezzi di colonne, insomma era sicuramente una disposizione artefatta, ma di pezzi antichi, di anticaglie per l'appunto. Ma quando però l'osservatore incominciava ad avvicinarsi sempre di più alla questa Darstellung, a questa esposizione, a questa installazione, e si accorgeva che le cose non stavano proprio così, che quello che sembrava un pezzo antico era in realtà un fabbricato modernissimo, era un mattone che era stato preso da un edificio dismesso e che tutto quest'ordine che aveva impresso l'autore era un ordine assolutamente artificioso, assolutamente falsato rispetto al passato. Non era cioè una rappresentazione del passato, raffigurava il passato, ma era in realtà attualissima. I pezzi erano antichi, sembravano, i pezzi erano moderni, sembravano antichi, e la stessa intitolazione di questa Darstellung era singolare. Antiche kennt uns nicht. L'antichità non ci conosce. E se l'antichità non ci conosce, significa una cosa, secondo me, particolarmente interessante, che noi non la possiamo conoscere con le nostre categorie. E soprattutto dell'antichità noi possiamo innanzitutto valorizzare quello che più ci può dare, soprattutto in vista della costruzione del futuro, cioè la alterità, la diversità, l'aspetto secondario, recondito di un determinato istituto. Ed è proprio questo, secondo me, che è importante nel libro di Leoni. Due esempi. E mi taccio poi, anche perché molte cose sono già state dette e benissimo sul mondo antico e sul pensiero greco, sul pensiero romano in materia di diritto da Antonio. Nomos. Il nomos innanzitutto, ed è questa la visione che lui vuole valorizzare e che valorizzerà, il nomos non è solamente la legge democratica, non è il provvedimento generale ed astratto, non è il comando politico. Il comando politico, la legge scritta, la volontà dell'assemblea è solamente l'esito, il frutto ultimo di un travaglio di pensiero non millenario, ma quasi. Atene non è semplicemente la patria della democrazia, è qualcosa di più, è qualcosa di molto più stratificato, di molto più sfumato, è qualcosa di molto più ampio, di molto più complesso. Se quindi è vero che il mondo moderno, a partire dalle costituzioni borghesi, a partire dalla visione borghese dopo la rivoluzione, prende Atene come modello, ovviamente epurata da tutti i radicalismi che erano propri di Atene, una democrazia diretta nel XVIII-XIX secolo sarebbe stato un qualcosa di o di aberrante o di costituzionalmente orripilante. Dicevo, se a partire dal mondo borghese, dalla riesumazione borghese di Atene come modello della democrazia e della legge, si vuole sottolineare questo dato, il nomos è legge, Atene è democrazia, secondo me dalle parole soprattutto iniziali, ancora qui uno spunto che non viene coltivato fino a fine da Bruno Leoni, si vede che prima di nomos, prima di Atene come democrazia, c'era un altro tipo di ordine, e c'era l'ordine mitico, c'era temis, c'era dike, non c'era il diritto dei retori, non c'era l'ordine logico, non c'era l'ordine razionale, ma c'era un ordine irrazionale, un ordine irrazionale all'interno di una cornice mitica. Ecco appunto l'ipostasi divina di Temis e di Dike, dove il centro non è l'assemblea, non è la scrittura, è tutt'altro, è l'individuo, è il soggetto portatore di pretese. Le Temis non sono leggi imposte, non è diritto scritto che viene ad essere autoritativamente stabilito, no. Sono le pretese dei singoli che poi verranno riconosciute dai re oppure dagli oracoli. All'interno, quindi, all'origine stessa del pensiero greco non c'è il nomos come legge e non c'è la polis come democrazia. Ma in Omero, in Esiodo, nei presocratici, nel contesto mitico pre-razionale, c'è l'individuo, il soggetto, e ci sono ovviamente le pretese di ogni singolo soggetto. Temistes e dicai. E c'è ovviamente un concetto particolare di libertà, perché il riconoscimento ovviamente della pretesa
non era legata in sé per sé all'essere umano. Non esiste un diritto umano sulla base di una natura universale, ma è l'appartenenza ad un determinato gruppo, e la stessa etimologia di libertà sembrerebbe confermarci questo. Eleuteros e eleuteria hanno le stesse radicali, così come libertas, di loite, cioè gente. È l'appartenenza ad una gente, è l'appartenenza ad un gruppo che permette al singolo di essere considerato individuo portatore di una sua soggettività e quindi portatore di pratica. Quindi se il mondo borghese, se il mondo post-rivoluzionario esalta Atene ed esalta il mondo greco per la democrazia e per la legge, e nelle prime pagine derivanti dallo studio di Bruno Leoni sui precedenti di Nomos e della democrazia, c'è un altro modello, quello della pretesa, quello del soggetto. E non a caso il diritto come pretesa e la pretesa come forma di libertà sarà uno dei, direi, pilastri del pensiero di Bruno Leoni. Ma questo pilastro si trova già scolpito in nuce e mai espresso in maniera, direi, diretta e nelle pagine sul pensiero antico. Che cosa significa questo? Primo dato, che non cita il pensiero antico, come dicevo prima, come auctoritas di una propria idea. E prende invece in considerazione, io questo ho notato, il pensiero antico come punto di riferimento, come inizio dal quale, senza una logica meramente descrittiva, trarre delle idee che non corrispondono alla visione comune, la legge, Atene, il diritto democratico, ma proiettate verso il futuro. Guardiamo al diritto non come all'imposizione, guardiamo al diritto non come alla volontà della maggioranza, guardiamo al diritto come appartenenza, libertà, e quindi come soggettività, e quindi anche come pretesa nei confronti degli altri. E tutto questo è già in nuce, è già umbratilmente, direi, compresso nelle pagine bellissime, non tanto su Atene e sulla democrazia, su Pericle e su Protagora, ma su quell'ordine pre-logico, pre-razionale che è dato dall'ordine di Temis e dall'ordine di Dike. E lo stesso si può dire con Jus. Ancora una volta Jus non è visto come Ursprung. Jus e la scienza della romana, del Jus, non è visto come un serbatoio di concetti prêt-à-porter, non si basa ad una mera descrizione di quello che rappresenta per il mondo europeo, per il civil law, Roma. Roma, madre del contratto, dell'obbligazione, dell'ereditas, della successione o di quant'altro è diverso dalla visione greca del diritto, legge e democrazia. No, guarda oltre. Se in Temis e Dike gli ordini precedenti Nomos si rievoca fondamentalmente il diritto come libertà, il Jus è proprio tutto quello che non è Nomos, tutto quello che non è Grecità. Il Jus innanzitutto è una forma di diritto che non è mai imposta, ma che si pone. Non è mai un diritto che viene ad essere indetto da un legislatore, ma che viene al più detto dal giurista e che deve essere espressione innanzitutto del Volksgeist, dello spirito del popolo. Il giurista dice il diritto, elabora sulla base del tecnicismo il diritto, ma appunto non lo crea, il diritto viene vissuto. E qui abbiamo un altro fondamentale punto, secondo me, di contatto. Se con gli scritti successivi, se il Jus, in contrapposizione al Nomos, è scienza iuris, è Volksgeist che viene reso tecnico da una scienza, da un ceto di giuristi, e significa anche che il diritto non viene calato dall'alto verso il basso, è un prodotto privato, anche se impropriamente potremmo citare Friedman, law as a private good, e per i romani era veramente un private good, un bene privato, creato da cittadini privati, gli scienziati del diritto, i prudentes, applicato da privati cittadini. Non esisteva uno Stato che in maniera monopolistica potesse in sé compendiare il potere e legislativo, nomopoietico, e il potere giudiziario.
non esisteva un giudice naturale precostituito dalla legge, no. Il giudice era innanzitutto un cittadino privato, un laico che veniva scelto dalle parti, ergo è il corrispondente del nostro arbitro. Insomma, se oggi noi pensiamo solamente alla funzione del notaio come di un pubblico ufficiale, o meglio di un privato esercente una pubblica funzione, il mondo romano era tutto invece intriso di questi privati cittadini esercenti la pubblica funzione senza che ci fosse uno Stato che esercitasse tale funzione. Non esisteva diritto legislativo, il diritto era dato, era prodotto dai privati, i prudentes. Il diritto non veniva applicato, sto parlando sempre del diritto privato, non del diritto pubblico. Il diritto non veniva ad essere applicato da un meccanismo, da un ingranaggio della macchina statuale, ma veniva ad essere applicato da un privato cittadino scelto dalle parti. La pretesa e direi per certi versi l'anarchia. Il diritto romano è visto come anarchia, o nel senso buono del termine, non certo di caos. Anarchico nel senso che non conosceva il principio di autorità, ma conosceva il principio dell'autorevolezza, l'autorevolezza della scienza giuridica che trasforma il Volksgeist, lo spirito del popolo, in un bagagliaio tecnico che è ars del buono e dell'equo. E ancora una volta troviamo, secondo me, scolpiti in nuce tutti quelli che sono i pilastri fondamentali di freedom and the law, libertà e diritto o libertà e legge. Beh, ovviamente se libertà è contrapposta a law, allora dobbiamo sicuramente leggere law come legge. Se invece dobbiamo pensare a diritto, a freedom come una indiadi insieme a law, ovviamente la dobbiamo intendere come diritto, come le due diverse traduzioni del volume di Bruno Leoni hanno attraverso specole differenti messo in luce. Ecco, io credo che sia proprio questa la ricchezza che troviamo nelle pagine, lo ripeto, belle, sicuramente difficili, mai semplici, mai semplificate di Bruno Leoni, mai attuali, proprio perché inattuali. Saper cogliere la diversità e saper cogliere soprattutto spunti non per una mera descrizione, ma per una proiezione verso il futuro. E per questo sono sicuramente debitore di tutto quello che ho imparato, di quello che ho appreso e di quello soprattutto che mi ha stimolato la lettura di Bruno Leoni. Una lettura che consiglio. Grazie. Grazie Antonio e Carlo per questi due bellissimi interventi. Se ci fosse qualche domanda o qualche curiosità, per quanto sia possibile ovviamente non avendo ancora letto il libro, credo che avrebbero piacere di darvi seguito. Caso in cui non ci sono, chiedo a loro se hanno dei punti che invece desiderano sottolineare ulteriormente. Io avevo una nota. C'è una nota secondo me particolarmente interessante sull'importanza di Aristotele in quello che potrebbe essere una visione ante litteram di law and economics. C'è la parola sinallagma che nel libro quinto dell'Etica Nicomachea viene utilizzata non solamente per indicare il contratto, quindi non solamente lo strumento convenzionale di affermazione della giustizia particolare di carattere correttivo, ma il termine sinallagma, e qui sta un'altra secondo me, grande soluzione di Aristotele che potrebbe essere impiegata e utilizzata a dei futuri, che in parte è già stata attualizzata dal nostro legislatore. Viene utilizzato infatti per indicare anche quello che è il rapporto derivante da un illecito. Ma la ratio di trattazione, sinallagma volontario, sinallagma involontario, è la stessa. Cioè Aristotele ha una visione economicistica anche del delitto. Il delitto non deve essere così come volevano i pittagorei, fonte di quella potremmo dire sanzione di carattere afflittivo, di carattere quindi anche retributivo. La visione economicistica di Aristotele, almeno sulla base di quello che ho potuto vedere io dal libro quinto, è una visione economicistica a 360 gradi. Sei autore di un illecito, non devi essere represso,
devi innanzitutto correggere, se possibile, attraverso una somma di denaro quello che tu hai cagionato. Quindi una visione assolutamente riparativa, ristorativa e non invece afflittiva della giustizia di statu quo. Segno, secondo me, che qui Aristotele sta ovviamente guardando oltre il diritto di Atene del V secolo, che invece vedeva nella zemia, cioè nella pena, e non invece nella riparazione, nella ristorazione, il punto, direi, focale, l'architrave di tutto il sistema sinallagmatico, tanto del sinallagma ecusia, tanto quanto del sinallagma accusa, volontari ed involontari. Quindi una visione davvero da Law and Economics a 360 gradi. Chissà se è mai sovvenuta questa cosa a un autore pure versato nei classici come Richard Postman, per esempio, no? Che si è occupato anche del mondo omerico, per esempio, rispetto alla letteratura di diritto. Antonio? No, io sono un secondo per ringraziare Carlo e Alberto, perché hanno messo in luce una cosa che io non avevo messo in luce bene, anzi forse avevo anche un po' deviato la prospettiva. Quello che dice Carlo è verissimo. Leone qui studia, approfondisce, si interroga sul diritto nel mondo antico da studioso. Questo è il libro di uno studioso. Poi noi che conosciamo l'opera successiva di Leone vediamo che lui lì aveva visto tutti i problemi che poi emergeranno nella loro attualità. Però le sue considerazioni su quanto quelle due visioni del diritto e la loro importanza e anche la pericolosità di una visione del diritto venga fuori, lui le racchiude in poche pagine, che sono quelle che abbiamo citato prima, ma che certamente non inficiano una lettura che è assolutamente filologicamente puntuale e corretta. Non è una lettura strumentale quella che Leoni ci propone del mondo greco. Quindi rimane questo affresco grandioso di studio importantissimo. Ha fatto bene Alberto a ricordare che Leoni è l'autore che io credo più coerentemente, sicuramente uno degli autori che più coerentemente cerca la via d'uscita rispetto al crescere inesorabile del potere statale in meccanismi che non sono, come detto, avvitare o stringere i bulloni della Costituzione o delle istituzioni, ma interrogandosi sui principi, sui fondamenti dell'ordine sociale, delle istituzioni, e in questo gli serve tutto lo studio della tradizione greca e della tradizione romana. Quindi è vero che la libertà e la legge, la sua opera successiva, completano il percorso che lui aveva iniziato, portato avanti, per alcuni aspetti forse anche concluso, perché poi non scrive volumi successivi su questo tema, però questo assolutamente non inficia la filologica e l'importanza, credo, da quello che ci dice Carlo, anche per gli studi oggi sul pensiero antico di Bruno Leoni. Questa mi sembra una cosa che qui è importante rimarcare, quindi questa duplice importanza del libro, sia proprio come ricostruzione a fresco del concetto del diritto e quindi dell'ordine nel mondo antico, sia per vedere lì i problemi che poi dobbiamo in qualche modo attualizzare. L'unico passaggio forse che mi sono dimenticato di citare è brevissimo: queste cose Leone nel 48-49 le scrive quando ha in testa molto chiaro questo suo progetto di ricerca e ancora non aveva conosciuto la scuola austriaca, ancora non aveva conosciuto gli scritti di Hayek e di Mises. Si conosce in quegli anni, nel 49, nel 50, nella prima recensione che scrive di Hayek, quindi stava iniziando a scriverli allora, probabilmente non aveva letto neanche Menger, forse si era imbattuto in qualche citazione di Menger, ma niente di più. E lì poi si incrocia il suo percorso personale arrivato a maturità con una tradizione di pensiero che si pone una serie di domande anche su questi temi, su come sia possibile concepire un ordine senza coercizione, senza l'imposizione di una volontà. Questo è il grande tema su cui lui riflette in maniera indipendente, guardando agli studiosi tedeschi del 1800 e poi guardando il pensiero greco e poi guardando il pensiero romano. Insomma, è tutta una cosa che ha una sua assoluta coerenza. Sì, come noi diciamo spesso, gli economisti di scuola austriaca usavano il diritto come esempio di ordine spontaneo, ma era un esempio sostanzialmente prima che invece il primo Leone cercasse di dimostrare anche a loro quanto fondato fosse l'esempio che si faceva.
Io vi ringrazio molto, secondo me non c'è stato modo migliore per insomma, avere questo scorcio di normalità all'Istituto Bruno Leoni che parlare di un libro così importante a noi così caro, in vendita con un prezzo rotondo, ma sconti sartoriali disponibili in caso di acquisti multipli. E gli autografi, a quanto pare, non so se Leone avrebbe apprezzato, concessi senza apprezzarli. Grazie molto.